Doppi turni in vista e refezione scolastica in bilico. Non è una vigilia d'anno scolastico felice quella che si intravede all'orizzonte delle scuole paternesi. Nonostante si tenti di correre ai ripari con continui sopralluoghi, interventi tampone e raschiamento dei fondi comunali, i problemi restano lì. Problemi emersi questa mattina in tutta la sua cruda ed amara realtà nel corso di un incontro tra i dirigenti scolastici delle scuole paternesi e l'assessore alla pubblica istruzione ed edilizia scolastica Alfio Virgolini. Due gli argomenti sui quali si è puntato l'attenzione: si comincia con l'edilizia scolastica, con le strutture, vuoi perché interessate dai lavori, come accade al primo circolo, vuoi perché giudicate a pezzi, interdette, accade per un corridoio al primo piano del presso centrale del secondo circolo di via Vulcano. Tutte non sono in ottimo stato. Non buona la condizione anche al plesso Falconieri dell'Istituto Comprensivo Marconi ed ancora al terzo circolo di via Pietro Lupo, rimasto senza bagni, mentre da verificare domani la condizione del quarto circolo di viale Kennedy. Con la situazione prospettatasi, al primo circolo ed al secondo circolo sembra che il doppio turno non sia evitabile. Da qui l'altro problema, la refezione scolastica. Domani l'assise civica discuterà dello stanziamento di una parte delle somme necessarie, 28.000 euro, che serviranno a coprire il servizio da ottobre a dicembre, ma non mancano le polemiche. Noi abbiamo votato un bilancio poco più di un mese fa praticamente, insomma in piena estate, quando già il Comune si era impegnato a fare la refezione. Non si capisce perché questi soldi non sono già stati messi in bilancio immediatamente. È evidente che questa amministrazione, la Giunta Failla, dal suo insediamento non ha mai saputo programmare per la scuola. La scuola ha delle date obbligate, adesso inizia l'anno scolastico, queste cose andavano pensate prima. Così come i 28.000 euro non risolveranno assolutamente il problema dell'anno prossimo. Tapperanno un buco, non sappiamo cosa accadrà alla refezione a gennaio e non sappiamo cosa accadrà l'anno prossimo, quando le classi non saranno quelle che sono adesso ma saranno almeno il doppio, perché tutte le prime andranno in seconde, è prevedibile che faremo il tempo prolungato anche per le prossime prime. Quindi la Giunta, anziché proporre soluzioni definitive, sta proponendo un rattoppo. Noi sosterremo il rattoppo, ma vogliamo capire qual è la soluzione, altrimenti la scuola andrà sempre peggio. Ecco, questa è una richiesta che proprio i dirigenti scolastici hanno fatto oggi, cioè sapere come andrà il futuro, anche perché insomma non si può iniziare il tempo prolungato e interromperlo poi a gennaio. Esattamente, ma io vorrei dire, stiamo parlando solo di refezione, ma non sappiamo neanche come andrà il futuro in merito alla sicurezza scolastica. Non è stato fatto praticamente nessuno degli interventi promessi entro settembre, per cui noi ricominceremo l'anno scolastico così come abbiamo lasciato l'anno scorso, per cui alle prime piogge si riverificheranno gli stessi problemi. Ecco, una Giunta che non sa risolvere, ma neanche iniziare a risolvere, perché è chiaro che le soluzioni sono lunghe, neanche iniziare a risolvere questi problemi, è una Giunta che non sa amministrare.